Buongiorno colleghi, sono le ore 12:09, siamo in seconda seduta e chiedo alla segretaria, la segretaria Enza Amato, la quale ringrazio anche oggi per la sua partecipazione nonostante diciamo verso uno stato di salute un po' precario, ma ha voluto mantenere l'impegno. Per cui dico la ringrazio a nome di tutta la commissione e chiedo di procedere all'appello. Grazie. Procedo subito, Presidente. Questa è la seduta numero 21 del 15 marzo 2021. Procedo a chiamare l'appello dei consiglieri della commissione speciale trasparenza. Presidente Mattariano. Presente. Consigliere Sala. Presente. Presente. Consigliere Di Pisa. Presente, buongiorno a tutti. Consigliere Ferrandelli. Assente. Consigliere Ficarra. Assente. Consigliere Forello. Assente. C'è stata qualche presenza? No. No. Consigliere Giranda. Presente, buongiorno. Consigliera Lo Monaco. Presente. Consigliera Meli. Assente. Consigliere Susino. Buongiorno, presente. Consigliere Russo. Assente. Consigliere Cantillo. Assente. Presidente. Constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Allora, colleghi, due considerazioni. Già avevo fatto in premessa, considerato che la collega segretaria diciamo ha qualche piccolo problema di salute, ma sta mantenendo la presenza, io non mi inoltrerei oltre una certa ora. Per cui vorrei procedere all'approvazione di un verbale che già da quattro sedute è giacente, è un verbale tra l'altro redatto da un'altra segretaria, la segretaria è la Tosto, che però essendo in ferie e potendo rientrare anche oltre il mese di marzo, noi abbiamo il bisogno di chiudere tutti i verbali entro il mese corrente. Per cui chiederò alla segretaria di dare lettura del verbale. Se ci dovessero essere delle variazioni, è logico che li apporterà la segretaria che ha redatto il verbale, viceversa se non c'è nessun tipo di variazione sarà approvato e quindi procederemo con la firma e del presidente e della segretaria pro tempore. Quindi chiedo alla segretaria di procedere alla lettura del verbale. Sì, grazie. Procedo. Verbale numero 18 del 5 marzo 2021. Nessun consigliere è presente e pertanto si rinvia la seduta di un'ora. Il presidente Mattariano alle ore 12:11 minuti invita la segretaria a chiamare l'appello in seconda convocazione. Risultano essere presenti i consiglieri Mattariano, Sala, Arcoreo, Di Pisa, Ferrandelli, Lo Monaco, Inzerillo, Susino, Tantillo. Il presidente, assistito dalla segretaria verbalizzante Tosto, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Sono presenti altresì dal settore patrimonio la dottoressa Rimedio e la dottoressa Agnello. All'ordine del giorno, beni patrimoniali del comune, vari ed eventuali. Prende la parola il consigliere Inzerillo, il quale chiede se ad oggi il comune è in possesso di un inventario di beni completo, dove si evinca lo stato dei beni aggiornato, quindi se assegnati, affidati in concessione, in affitto o non utilizzati, cioè necessita sapere lo stato dell'arte ed inoltre la necessità di sapere i criteri univoci utilizzati per l'assegnazione di questi beni. Interviene la dottoressa Rimedio.
fa una panoramica della classificazione dei beni patrimoniali dell'ente, specificando che i criteri, secondo le normative di settore, sono stabiliti in un regolamento comunale e che lo stesso è in fase di proposta di modifica in consiglio comunale, discorso a parte per i beni confiscati che hanno una disciplina speciale. Comunica inoltre l'importanza di armonizzare le varie concessioni rilasciate e soprattutto tenere conto del divieto di rinnovo della concessione e la previsione di nuovi affidamenti con bandi di gara. Ricorda tuttavia le difficoltà connesse all'indizione di nuove gare, avendo una molteplicità di compiti e la carenza di personale, e che spesso si interviene solo per affrontare l'emergenza. Per quanto poi riguarda l'elenco dei beni, esistono dei file che suddividono i beni secondo le varie tipologie. Il Presidente chiede la trasmissione di questi file anche a livello conoscitivo. Interviene la dottoressa Agnello, la quale evidenzia le difficoltà degli uffici, evidenziando carenze gravi di personale, nonostante gli avvisi per il reclutamento di personale attraverso le posizioni organizzative che sono andate in deserto. Pertanto ad oggi è impossibile fare una programmazione, ma si riesce ad intervenire sulle emergenze con interventi tamponi. Il Presidente Mattaliano ritiene assurda questa situazione e ricorda la riunione che a breve si farà con l'assessore a personale. Si devono implementare con il personale a disposizione quei settori che danno respiro comune, e cioè servizi produttivi che garantiscono i soldi. Prende la parola il consigliere, la consigliera Lo Monaco, la quale comprende le situazioni di difficoltà in cui versano gli uffici. Tuttavia ricorda il disagio dei consiglieri a dare risposte ai cittadini. Prima difficoltà è non avere contezza di quello che è il patrimonio del comune, in secondo luogo la poca chiarezza in termini di competenze, a seconda se si tratti di impianto sportivo, campetti, di beni culturali, eccetera. Quindi le difficoltà a stabilire se si tratti di competenze del patrimonio, del settore cultura, della pubblica istruzione, e conseguentemente spetta a bandire le gare e le assegnazioni. Ci si trova davanti ad un rimpallo di competenze tra uffici, continua il consigliere, e intanto gli impianti fruibili sono pochissimi, molti hanno problemi strutturali, altri ancora inutilizzati. Il consigliere Russo sostiene che per l'affidamento degli impianti sportivi le procedure di assegnazione devono avvenire secondo le procedure previste dai regolamenti, con gli input dell'assessore allo sport, senza intervento del consiglio comunale. Anche il consigliere Inzerillo sostiene che necessita pretendere una chiarezza nelle procedure. Ad oggi si deve pretendere di sapere quale ufficio, a seguito di una richiesta di assegnazione di un bene, debba convocare la commissione tecnica di valutazione. La dottoressa Rimedio afferma che in linea di principio è il patrimonio, ma necessita poi considerare il caso concreto e la tipologia del bene che dovrà essere assegnato. Il Presidente, non essendoci più interventi, dichiara chiusa la seduta alle 14.05. Presidente. Perfetto, sì, lo pongo in votazione per appello Mattia, nominale. Mi arrivo subito. Presidente Mattaliano. Favorevole. Consigliere Sala. Favorevole. Consigliere Accoleo. Favorevole. Consigliere Di Pisa. Favorevole. Consigliere Ferrandoni, per l'assente. Consigliere Gelarda. Lo chiamiamo dopo. Consigliere Lo Monaco. Favorevole. Presidente, io sono presente. Sì. Presidente. Favorevole. Sì, ora l'avrei detto. Consigliere Ameli, abbiamo detto assente. Consigliere Susino. Favorevole, grazie. Russo e Tantino Assente, chi è presente? No, alle 12.14 è entrato alle 12.14 è entrato il consigliere Tantillo e alle 12.18 è entrato il consigliere Ficarra e il consigliere Gelarda è presente. Sì, dottor Samato, io favorevole, scusi, provavo a collegarmi ma non mi sentivate. Avrei richiamato, favorevole. La ringrazio.
Presidente, quindi il verbale. Scusi, se io non voto. C'è il consigliere Tantillo. Devo chiamare, sì, devo chiamare consigliere Tantillo. Favorevole. Favorevole, consigliere. È entrato dopo Chicarra. Favorevole, favorevole. Il verbale è approvato all'unanimità. Ha chiesto di intervenire il consigliere Susinno e ne ha facoltà. Sì, brevemente, Presidente, più che altro sulla programmazione dei lavori, stante quello che tu hai detto inizio di seduta, per le condizioni di salute della segretaria, volevo rappresentare a questa commissione la questione legata al Covid in relazione alla presenza dei mercatini rionali. Mi giungono preoccupazioni da parte di diversi cittadini circa la presenza dei mercatini rionali in altre zone della città, dove viene detto, dice, se quei mercatini in quelle zone, che sappiamo all'interno per lo più nel territorio della settima circoscrizione, il mercatino è stato chiuso, è stato stoppato, verosimilmente la questione del mercatino crea condizioni di rischio. Io dico verosimilmente, tutti sappiamo che ci sono tante ipotesi dietro la questione del Covid, e così mi esprimo. Ci sono condizioni di rischio anche negli altri mercatini, visto che i mercatari magari si spostano da una zona all'altra, visto che l'utenza si sposta da una zona all'altra. Quindi monta questa preoccupazione da parte di soprattutto nelle zone limitrofe, la settima circoscrizione, quindi nella zona, per essere chiari, anche nella sesta circoscrizione, quindi a ridosso di quei mercatini che sono stati chiusi, quindi c'è questa preoccupazione. Ovviamente rispondere non è facile, questo lo sappiamo tutti, però ritengo che sia un tema che merita un approfondimento, anche per tranquillizzare lì dove è possibile farlo l'utenza che ha manifestato queste preoccupazioni rispetto appunto alla presenza dei mercatini, rispetto ai controlli, rispetto alle condizioni di sicurezza, rispetto al distanziamento sociale, insomma tutti quei temi che sono legati alla questione del Covid. Quindi questo mi è stato rappresentato, questo peraltro è stato discusso anche oggi in qualche modo durante i lavori della settima commissione, però ritengo che è un tema che, così per come mi è stato manifestato, ritengo di condividerlo con i commissari di questa commissione. Grazie. Consigliere Susinno, la ringrazio perché dico, lei ha manifestato anche una sua sensibilità su un tema abbastanza importante. Io però non posso che prendere atto, penso come tutti i colleghi, della questione che esiste, però credo che la commissione non abbia una competenza specifica, se non come singolo consigliere, logicamente noi possiamo fare qualunque azione avverso l'amministrazione di attenzione particolare in questo momento. Credo che di questa vicenda si stia occupando anche la sesta commissione, attività produttive, quindi raccolgo il suo appello, ci uniremo ai colleghi della sesta circoscrizione per capire cosa stanno facendo nella fattispecie, ma nello specifico. Cioè, ma non ho capito qual è la richiesta del collega Susinno, non ho capito qual è. Non c'è una richiesta. Stavo rappresentando a questa commissione, intendevo rappresentare a questa commissione la circostanza che alcuni mercatini sono stati stoppati e quindi altri cittadini, diversi cittadini di altre zone, hanno rappresentato delle preoccupazioni in relazione al Covid e per la presenza dei mercatini rispetto al diffondersi del virus. Alcuni e non tutti, questo vuole dire. Sì, collega, alcuni collega, e non tutti, quindi sugli altri. Sì, sugli quali altri sono i motivi? Ah, sì, perfetto. Più che altro era una condivisione di ragionamento, che intendevo unicità di intenti. Questo, cioè, quindi l'amministrazione è una preoccupazione che era stata manifestata rispetto ad un tema che comunque è attuale e che comunque preoccupa. Abbiamo visto che è successo lì
nel territorio della settima circoscrizione, diciamo c'è un dilagarsi del virus in maniera più che proporzionale rispetto agli altri territori, però comunque monta una preoccupazione. Se è stato si è intervenuto su quel territorio, sui mercatini, ci sono condizioni di tranquillità nel svolgimento degli altri mercatini? Questo è l'interrogativo che si pongono diversi cittadini, che mi hanno posto e che io rappresento, diciamo, intendo condividere. Presidente, allora io penso che il fatto, dice il consigliere Susino, se posto in questo modo, non è solo una competenza, perché la competenza della commissione della produttiva per la Montecielo, non ci sono dubbi che c'è tutta. Ma se la preoccupazione è quello che è la forma di sicurezza per quanto concerne gli altri mercatini, eccetera, eccetera, questo è oggetto che potremmo anche dibattere per capire se la sicurezza c'è in tutti gli altri mercatini. Ma io... Posso dopo, Presidente? Sì, subito, subito, rispondo solo per... Presidente, prego. Presidente, mi scusi. Non è pervenuto l'intervento del consigliere D'Antillo, per favore, se può ripeterlo. Sentiva malissimo, scusate. Giulio, se può gentilmente puoi avvicinare un microfono e puoi rifare di nuovo. Prego. Sì, io ho detto che l'intervento del consigliere Susino, che condivido, è duplice. Cioè, quindi non riguarda l'aspetto solo dell'attività produttiva, quindi il dovere, il lavoro che è sacrosanto per i lavoratori, bla 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 bla. L'aspetto del consigliere Suino tocca anche quella che è la sicurezza dei mercatini, se sono in sicurezza anche nel riguardo proprio delle persone che sono le persone che vanno nei mercatini. Questo è un ragionamento che possiamo sicuramente riguarda tutta la città. Quindi questo è un ragionamento che si può discutere senza ombra di dubbio. Infatti, Presidente Tantillo, io non so se magari o non mi sono espresso bene o non si è sentito bene. Io cosa dicevo? Che avrei contattato il Presidente della sesta commissione per fare anche una nota congiunta che riguarda esattamente quello che dice lei, un primo aspetto che è quella della tutela dei lavoratori, ma c'è quella della tutela dei cittadini, che diciamo che non è solo una questione di attività produttiva, ma è una questione che compete anche e soprattutto a noi, ma a tutti i consiglieri comunali in generale. Per cui faremo... Cioè, non ho capito, dobbiamo discutere sull'ordinanza? No, sull'ordinanza. Cioè, non lo so, il blocco dei mercati, non lo so. Ciò significa che due mercatini sono stati stoppati, perché comunque evidentemente la problematica del Covid è un problema pregnante in questo momento. Non c'è dubbio che ci siano altri mercatini che possono continuare a fare attività, questo è impossibile. Sì, ma quello credo che diceva anche, non mi vorrei dilungare, ma che diceva il collega Susino, e dice: ma gli operatori del mercato che nel mercato A e B vengono fermati sono gli stessi che poi si spostano nei mercati C e D. E nei mercati C e D possono farlo, sono autorizzati. Che sono in altre zone della città, i mercati non sono stati sospesi. E questo dicevo io, appunto. Quindi se c'è un'ordinanza che in alcuni posti vieta la permanenza, è logico che noi... Mi scusi, Presidente. Ma blocca i mercati, non i mercatari. Nel ruolo che dobbiamo avere noi in questa commissione, io ero d'accordo con lei, non so se è chiaro, dobbiamo avere noi in questa commissione per discutere questo tema, lo comprendo bene, infatti io l'avevo preso come una sensibilità espressa dal consigliere e lì mi stavo fermando dicendo sarebbe opportuno farne una discussione più con una sesta circoscrizione, sesta commissione. Prego, consigliere Romano.
Sì, no, mi perdoni se insistevo perché diciamo era assolutamente nel tema. Io avevo alzato la mano per non interrompere il collega Susinno mentre parlava, perché invece volevo rappresentare, ora mi sembra di aver chiaro quali sono le due posizioni, se ho capito bene. Quindi in parte diciamo il Presidente aveva qualche perplessità e voleva fare un passaggio con la sesta commissione rispetto alla titolarità di trattazione del tema in commissione trasparenza, e in qualche modo è quello che pensa anche il collega Sala. Io invece volevo farvi una proposta, ripeto, è una proposta anche per parlarne insieme, magari non è corretta, ma posso parlare della mia esperienza personale di consigliera comunale. Io avrei necessità, e l'ho chiesto anche in consiglio comunale, ma purtroppo abbiamo visto che il consiglio comunale è stato teatro e sarà ancora teatro di tante situazioni particolari, con delibere in scadenza, con problemi nell'avere una, diciamo, una comunione di intenti su parecchie calendarizzazioni. Quindi non vorrei aggiungere altre carne al fuoco, fermo restando che comunque io questa richiesta l'avevo fatta anche in capigruppo in tempi non sospetti. Rispetto alla questione dei mercati, io credo che ci sia stata un po' di confusione sia a livello nazionale che a livello locale, perché ci sono state dei DPCM, comunque delle direttive a livello nazionale che hanno stoppato anche le attività dei mercati, ma soprattutto è successo con riferimento a, si parlava di alcune attività, cioè dell'abbigliamento, della vendita di generi diciamo non essenziali. Come sapete è accaduto anche col discorso dei negozi aperti a Palermo, dove c'erano i negozi abbigliamento per bambini o sì, aperto, abbigliamento invece uomo-donna, chiuso, insomma c'erano state delle cose anche un po' particolari. Chiaramente in un mercato è ancora più complicato probabilmente andare a definire l'attività titolata a star lì o a non star lì, e ho saputo da interlocuzioni avute tra virgolette informali ma comunque con gli uffici comunali che anche su questo Palermo aveva avuto un'interpretazione un po' sui generis, quindi non omologata a tutte le ad altre città, quantomeno nella stessa situazione di colore assegnato, perché abbiamo visto nei mercati continuare la vendita per esempio di abbigliamento anche quando non era teoricamente consentita, ma era un'interpretazione del forse, sembra, ripeto, prendete tutto col beneficio, non sono affermazioni tassative, ma quello che mi è arrivato interpretazioni del comando di polizia municipale. Ora io continuo a ripetere a ribadire la necessità di incontrare il comandante della polizia municipale, non fosse altro che per avere delle rassicurazioni rispetto a una serie di azioni sul territorio che credo riguardino tutte le commissioni, e in questo caso, dato che la commissione trasparenza tra virgolette racchiude un po' tutti i gruppi politici e quindi potenzialmente tutte le commissioni, potremmo anche avere noi questo ruolo super partes di ascolto semplicemente di quello che è l'attività che sta svolgendo e il modo in cui si sta muovendo il comando di polizia municipale, che abbiamo visto anche valutare queste convenzioni con il volontariato eccetera eccetera per i controlli. Io credo che il problema dei mercatini, al netto di che sono i rivenditori all'interno delle piazze, delle piazzole appunto, ma riguarda il problema vero, e continuo a riscontrarlo ogni settimana, ahimè, ed è una cosa che io ho inviato attraverso delle note, ho rappresentato attraverso delle note inviate al comando di polizia municipale che via PEC, note che non sono mai state riscontrate, questo lo dico sotto registrazione, sono molto rammaricata, perché dal mese di dicembre un consigliere comunale scrive al comando di polizia municipale, alla prefettura, alla questura e non riceve opportuno riscontro scritto da 3 mesi rispetto a situazioni di pericolo che non riguardano tanto i mercati all'interno, perché spesso i mercati all'interno, se parliamo ad esempio di Via dei Loghi di Lei, ma non solo, magari sono anche semi vuoti, ma all'esterno tutto quello che teoricamente
Io dubito che possa essere autorizzato perché è proprio sull'arteria stradale, quindi sono sotto il marciapiedi tutte quelle bancarelle e attorno a una rotatoria che non è una vera rotatoria ma è un cerchio disegnato col compasso in via Borre, Manzevia Galilei, dove lì attorno ci sono tutta una serie di venditori e di avventori ogni sabato che impediscono di fatto il transito anche alle auto, quasi lo impediscono, lo rallentano e i pedoni praticamente, alcuni con mascherina, altri senza mascherina e anche lì segnalato alle forze dell'ordine via telefonicamente a quel punto perché l'ho fatto per iscritto ma non serviva evidentemente, sempre stazionanti nei luoghi, cioè fuori dagli stalli assegnati. Ora, l'idea di capire, e quando sono andata a interrogare la polizia che era presente, cioè i vigili che erano presenti, che peraltro erano della squadra cinofili, quindi insomma, ed erano nel piazzale adiacente, chiaramente mi hanno risposto che una sola pattuglia non è nelle condizioni di agire, di intervenire per fare sgomberare strade pubbliche, piazze pubbliche e quindi posizionamenti che non vanno. Ora, se noi pensiamo di dare il territorio in mano ad altri che non siano l'amministrazione, le forze dell'ordine e lo Stato, per carità, però io ritengo che quantomeno una pietra debba essere messa, come dire, un punto fermo debba essere messo da parte di un consigliere, due consiglieri, tre consiglieri, una commissione, dove noi diciamo abbiamo riscontrato questo, non abbiamo avuto nessuna rassicurazione. Ha ragione il consigliere Susino in questo caso, dei mercati chiusi, altri no, bene. Io vorrei sapere qual è il controllo che viene effettuato su quel territorio. Abbiamo le forze, non abbiamo le forze, se non abbiamo le forze allora chiudiamo. Se invece li teniamo aperti, diteci quali sono gli input e quali sono le forze in più che state impiegando per il controllo del territorio. Il controllo del territorio non è un tema di destra o di sinistra, non è un tema politico, è un tema di civiltà, perché tutti ci battiamo il petto di fronte alle battaglie di civiltà portate avanti da quelli che chiamiamo eroi, ma la prima battaglia è quella ogni giorno di far rispettare e di seguire la legalità anche proprio per la libera concorrenza, ma per non fare un torto a coloro i quali sono in regola, pagano e hanno diritto ad avere quella clientela che si reca in quegli stalli dove ci sono delle autorizzazioni controllate, perché non credo che sulle piste ciclabili, sui marciapiedi o addirittura proprio in mezzo alla strada, stessa giornata in cui si svolge il mercatino, ci siano delle autorizzazioni. Lo trovo improbabile quantomeno. E consigliera Monaco, la ringrazio. Lei lo so che giustamente è un argomento interessantissimo che a lei sta particolarmente a cuore. Io solo per rispetto di quello che avevo detto prima della collega, la volevo... Sì. Il senso era quello, io proponevo un invito in commissione, tenuto conto che in aula non mi pare che l'abbiamo mai audito peraltro, forse venerdì. Solo la prima volta quando si è insediato, a me piacerebbe fare una chiacchierata proprio tenuto conto dell'emergenza ormai in corso da un anno, dei problemi sul territorio riscontrati, degli assembramenti, di questo e di quell'altro. Procederò venerdì. Senza particolari criticità, dico a prescindere anche per dare voce anche a un buon lavoro, se c'è un buon lavoro fatto dell'amministrazione. Procederò lunedì a venerdì a convocare, cioè, lo faccio subito così gli diamo tutto il tempo di poter eventualmente o disdire o comunque inserire anche questo impegno. Per venerdì convocherò il comandante della Polizia Municipale. Grazie comunque. Consigliere Gelardo, che prego. Sì, Presidente, allora io apprezzo le parole accorate della consigliera Lo Monaco, alla quale non posso dare torto in linea di principio. Io fa bene lei, Presidente, a convocare il comandante della Polizia Municipale. Io ricordo a tutti che sono componente della Commissione Attività Produttiva, per cui di mercati, mercatini, mercato ittico, ortofrutticolo, ce ne siamo occupato
occupati perché è tra le deleghe nostre anche quella dei, dei mercati. Il comandante, che ripeto è giusto che noi convochiamo, alla fine si va a scontrare con un problema molto grave che abbiamo in questo momento. Il problema consiste nel fatto che manca il regolamento. Mancando il regolamento, del quale noi in commissione abbiamo cominciato ad occuparci, perché piccola memoria. Collega, si sente malissimo, abbiamo un forse il vento, ma si sente veramente male. Lo chiedo anche per chi deve verbalizzare, magari ha difficoltà. No, lo faccio solo per lei, così mi può ascoltare bene, consigliera, con il collega Lomono. Grazie, allora, grazie. Piccola cronistoria, quando prima era stato proposto un regolamento unico dei mercati, che però era inapplicabile perché era onnicomprensivo, e poi venne scorporato poi nel regolamento dei mercati generali, dei mercati rionali, poi mercati storici. Per quanto riguarda i mercati rionali, che sono circa 25 che ogni settimana sono a Palermo, non abbiamo un regolamento. Non avendo un regolamento, il comandante Marchese ai tempi, quando c'era lui, ma poi ce lo ha ribadito anche Galatioto quando era in polizia municipale. Scusate, presidente, scusa Igor, ti chiedo umilmente perdono. Io dico sull'ordine dei lavori, cioè, forse ti è sfuggito un passaggio. C'era un'esigenza della segretaria ed una questione che il presidente ha detto che la discuteremo venerdì, quindi siccome c'è l'esigenza di, lo dico io presidente, così sono perfetto, che ho posto la questione, chiedo scusa se lo dico, ma lo dico perché già l'ho rappresentato due volte il presidente. C'è un'esigenza di salute della segretaria, quindi il presidente ha detto che rinviamo la discussione venerdì, quindi se possiamo chiudere la seduta. Chiudo dicendo di questo. Solo chiudo... per questo, vi chiedo scusa, ma... No, ti ringrazio per ricordarmi questa cosa, Marcello. Il problema è la verità, è che il comandante della Polizia Municipale non può dare risposte a queste cose, perché se non ci sono gli strumenti per controllarli questi mercatini, lo strumento di polizia in Italia non è quello principale, per fortuna, e quindi non funziona nel momento in cui non ci sono gli strumenti che collaborano. Questo volevo dire in estrema sintesi. Quindi una volta che abbiamo convocato poi il comandante della Polizia Municipale, che grosso modo non credo che vi potrà dire cose diverse da quelle che vi ho detto io, considerato che c'è anche mancanza di personale, forse poi dobbiamo approfondire in altro senso. Non vado oltre, presidente. Grazie collega. Può essere che ci dà anche degli spunti che noi possiamo mettere nero su bianco, che possono formare anche parte di un regolamento. Va bene, cogliendo lo spirito anche del collega Susinno, quindi convocheremo venerdì il comandante. Vorrei chiudere la seduta proprio per dare la possibilità anche a un momento di ristoro, visto che la parola che va per ora di moda per la collega Amato. Se lei nelle condizioni o vuole rinviarlo alla prossima seduta, no, il verbale, no, lo possiamo fare tranquillamente. Presidente, sì, lo leggiamo, portiamo. Un caldo, un bel punch. Un bel punch. Scusate. No, grazie veramente, lo ribadisco per l'ennesima volta, grazie per la presenza. È un dovere comunque. No, il suo dovere si ferma alle 12:30 di ogni giorno, lei invece è con noi sempre, è sempre disponibile. E ribadisco un'altra cosa, dico ai colleghi, come vedete la questione del segretario non è stata ancora superata, nonostante ci siano state rassicurazioni che avremmo presto avuto un segretario in pianta stabile. Prego segretario. Procedo. Verbale numero 21 del 15 marzo 2021. E la segretaria alle ore 11:01 procede a chiamare l'appello dei consiglieri. Risulta essere presente solo il consigliere Tantillo. Il presidente Mattaliano alle ore 12:10 invita la segretaria a chiamare l'appello dei consiglieri in seconda convocazione. Risultano essere presenti i consiglieri Sala, Arcoleo,
Sala, Arcoleo di Pisa, Ficarra, Gelarda, Lo Monaco, Susino. Tantillo. Tantino è entrato alle 12:14. E allora Ficarra deve scrivere 18. Sì, sì, dopo, sì, sì, no, è scritto. È stata una svista. La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al seguente link. Argomenti da trattare, comunicazioni, varie ed eventuali, letture d'approvazione del verbale della seduta numero 18 del 5 marzo, redatto dalla segretaria signora Tosto, lettura d'approvazione del verbale della seduta odierna. Il presidente Mattaliano invita la segretaria a dare lettura del verbale numero 18 del 5 marzo, redatto dalla segretaria signora Tosto. La segretaria Amato procede alla lettura del verbale. Si procede con l'approvazione. Il verbale è approvato all'unanimità dei presenti. Consigliere Susino, sulla programmazione dei lavori, rappresenta alla Commissione la questione legata al Covid in relazione alla presenza dei mercatini rienali. Giungono preoccupazioni dei cittadini della presenza dei mercatini in altre zone della città, in particolare il mercatino della settima circoscrizione che è stato stoppato. Ci sono condizioni di rischio anche in altri mercatini, visto che i mercatari si spostano da una zona all'altra. Il tema merita attenzione rispetto alla presenza dei mercatini, quindi e dei controlli del distanziamento sociale e di tutti i temi legati all'emergenza Covid. Oggi è stato discusso anche in settima commissione, il tema ha ritenuto giusto condividerlo anche con i consiglieri presenti. Il presidente Mattaliano precisa che prenderà atto della situazione che esiste, ma crede che la commissione non abbia competenze specifiche se non come singolo consigliere fare qualsiasi azione verso l'amministrazione di versare attenzioni verso la vicenda. La situazione si sta occupando anche la sesta commissione, quindi accoglie l'appello e crede che si uniranno insieme alla settima commissione. Il consigliere Tantillo chiede maggiori chiarimenti sulla richiesta del consigliere Susino. Il consigliere Susino risponde delle preoccupazioni esposte dai cittadini rispetto al diffondersi del virus nelle aree di alcuni mercatini. Il consigliere Susino parla del dilagarsi del virus rispetto agli altri territori e si è intervenuto in quel territorio. Il consigliere Tantillo ritiene che condivida l'intervento del consigliere Susino. L'aspetto esposto tocca anche la sicurezza dei mercatini che riguarda i cittadini tutti e si può senz'altro discutere la questione. Il presidente Mattaliano precisa che avrebbe contattato il presidente della sesta commissione per fare una nota congiunta per la tutela dei cittadini e non solo una situazione delle attività produttive. Il consigliere Sala interviene chiedendo chiarimenti. Il presidente Mattaliano precisa che i due mercatini sono stati stoppati e c'è la preoccupazione se altri mercatini possono continuare a fare l'attività. Il consigliere Sala riprende il discorso del consigliere Susino precisando che gli stessi commercianti si spostano anche in altre aree della città. Il consigliere Sala si ritiene d'accordo con il presidente Mattaliano sul ruolo dei consiglieri della commissione per discutere sul tema. La consigliera Lo Monaco, su quanto detto dai consiglieri, precisa ci sia un po' di confusione a livello nazionale e locale. Fa riferimento a delle direttive nazionali che hanno stoppato le attività dei mercati con riferimento di alcune attività con generi non essenziali, così come i negozi aperti a Palermo. Riferisce che i mercati hanno continuato l'attività dell'abbigliamento anche se non consentita. Ribadisce la necessità di ascoltare il comandante della Polizia Municipale e quindi come Commissione Trasparenza si potrebbe avere questo ruolo di ascolto per le attività che sta svolgendo il comando di Polizia Municipale. Crede che il problema dei mercatini sia un problema vero, si riscontra settimanalmente, precisa che ha rappresentato ciò con delle note inviate alla Polizia Municipale che non sono state mai riscontrate su situazioni di pericolo all'esterno. Fa riferimento a via Borremans e via Galilei, dove ci sono venditori che impediscono anche il transito
alle auto e ai pedoni perché fuori dagli stadi assegnati. La polizia municipale risponde che solo la pattuglia non può intervenire per fare sgomberare piazze e vie pubbliche e posizionamenti vari. Crede che un punto fermo debba essere messo da parte dei consiglieri o della commissione stessa. Chiede qual è il controllo che viene effettuato nel territorio e quindi nei vari mercatini e chiede se ci sono forze più impegnate per i controlli stessi. Il presidente Mattaliano ritiene che l'argomento esposto è interessante e precisa che procederà per venerdì prossimo a convocare il comandante della Polizia Municipale. Il consigliere Gerard apprezza quanto detto dalla consigliera Lo Monaco, ritiene giusto convocare il comandante della Polizia Municipale, ricorda che come componente della Commissione Attività Produttive si sono occupati, vista la delega ai mercati. Il comandante precisa, si va a scontrare con un problema grave che è quello che manca il regolamento che la commissione ha cominciato ad occuparsi già da tempo. Fa una relazione dell'iter del regolamento per quanto riguarda i mercati rionali che sono circa 25 presenti in città, non c'è un regolamento, purtroppo il comandante crede non potrà dare delle risposte. Il presidente Mattaliano precisa ancora che si convocherà il comandante della Polizia Municipale venerdì prossimo e quindi rinvia l'argomento. Non essendoci altri interventi, il presidente Mattaliano invita la segretaria a leggere il verbale della seduta odierna. Si procede con la lettura del verbale, a voi per l'approvazione. Lo pongo scusate, in io no, presidente, scusa, io non ho voluto interrompere, però nel mio intervento iniziale dicevo se ci sono condizioni di rischio in altri mercatini, è un interrogativo, non è un'affermazione. Sì, lo porrò come interrogativo. Sì, come non ho titolarità per poter fare una considerazione del genere. Va bene, quindi è un interrogativo. Va bene, grazie. Di qualche incertezza delle sì, sì, solo questo, non ho solo questo, siccome il tema è delicato, ovviamente. Cioè, grazie. Assolutamente. Va bene, allora grazie. con questa modifica lo pongo in votazione. Prego, sì. Per appello. No, presidente Mattaliano. Favorevole. Consigliere Sala. Favorevole. Consigliere Arcureo. Favorevole. Consigliere Di Pisa. Consigliere Di Pisa. Vado avanti, lo richiamo dopo. Consigliere Gerardo. Favorevole. Consigliere Ficarra. Favorevole. Consigliere Lo Monaco. Favorevole. Consigliere Cicillo. Favorevole. Consigliere Tantillo. Favorevole. Credo di aver chiamato tutti. Sì, sì. Presidente. Il verbale è approvato all'unanimità dei presenti. Quindi il consigliere Di Pisa alle ore 12:50 alle ore 12:52 non era presente all'appello. Okay. Grazie, una buona ripresa alla nostra cara segretaria. Una buona giornata. Buona giornata a tutti. Buona giornata.